È prioritario avere un piano di sicurezza energetica nazionale integrato con una politica industriale che riduca al minimo il rischio di ricadere in rapporti di dipendenza. Lo ha detto il senatore Adolfo Urso, presidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. È stato tra i relatori, insieme al professore Angelo Maria Tarra Borrelli, docente di politiche energetiche e ambientali della LUISS Guido Carli, della convention nazionale organizzata dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti Pescara e da Confindustria Chieti Pescara. Dalla relazione del COPASIR sulla sicurezza energetica nazionale emerge che un ruolo importante potrebbe essere svolto dalle società partecipate dallo Stato. Quale ruolo avranno tutte le altre? L'Italia e quindi le imprese italiane possono svolgere un ruolo fondamentale perché in quella relazione noi dimostriamo come l'Italia si possa liberare dalla dipendenza dal gas russo, diversificando le proprie fonti, soprattutto grazie alle fonti energetiche che provengono dal sud e quindi dall'Africa, dal Medio Oriente e anche dall'Azerbaigian, che l'Italia può produrre più energia. L'Italia, se svolge in tempo il compito che la storia gli assegna, se il governo e il Parlamento agiscono all'unisono, rimuovendo gli ostacoli che vi sono, per esempio per quanto riguarda i sistemi di autorizzazione e non solo, può svolgere il ruolo e assumere una funzione strategica per quello che noi auspichiamo essere la sicurezza energetica dell'intero continente europeo. Le imprese a partecipazione pubblica, ma di conseguenza anche le imprese italiane come tale. In un paese io credo debba avere in questo campo più che mai una postura strategica che coinvolga tutti gli attori all'unisono su un progetto che è quello dell'autonomia e dell'indipendenza strategica dell'Italia e dell'Europa nel campo energetico, che poi significa la nostra indipendenza anche politica. Introducendo i lavori moderati dalla giornalista del Sole 24 Ore Lina Palmerini, il presidente del gruppo Giovani Imprenditori Mirko Basilisco ha evidenziato: sentiamo fortemente nostro l'obiettivo di migliorare la competitività imprenditoriale del territorio, ma anche di sostenere lo sviluppo economico di lungo periodo tramite una politica industriale lungimirante, creando opportunità per le nuove generazioni. Cosa chiedono le imprese abruzzesi che operano nel settore dell'energia? Di facilitare il sistema per puntare sulle rinnovabili. Oggi, con la guerra in Ucraina-Russia, non è possibile che per fare un impianto fotovoltaico sulle nostre aziende, comunque anche sulla propria attività, sulla propria casa, bisogna adottare articolazioni diverse per ogni regione. Aiutiamo le aziende soffrono, le aziende già chiudevano per il Covid, le aziende chiudono per, comunque per una triplicazione del costo dell'energia.